Se si riuscirà a provare che il ministro Cancellieri ha abusato del proprio potere per favorire Giulia Maria Ilgresti e la sua scarcerazione, sarà giusto che se ne assuma la responsabilità e che paghi fino anche alle dimissioni. Ma da persona di sinistra, da persona, anzi, io non mi rassegno a giudicare molto più grave lo scandalo che viene prima di questo, cioè lo scandalo di un potere di carcerazione preventiva. Quello sì abusivo, diffuso, che colpisce in questo caso un potente e ogni giorno può colpire 100 cittadini normali e che è diventato fisiologico in un sistema che non garantisce la certezza della pena e i tempi del processo, riempie le carceri molto spesso di innocenti in attesa di giudizio per molti mesi, molto spesso persone in condizioni di salute, gravi o che diventano malate in carcere. Questo secondo me è il vero dramma, la vera tragedia, la vera emergenza sulla quale dovrebbe intervenire e non lo fa la politica e dovrebbe farlo e ancora non lo fa una politica progressista. Questo testimonia del costume nazionale che il berlusconismo ha soltanto reso immanente nel nostro paese. Un costume secondo il quale la legge non è mai uguale per tutti, perché i potenti, che si tratti di uomini politici o di esponenti dell'alta finanza, si aiutano sempre l'uno con l'altro e fanno in modo appunto che la legge non sia uguale per tutti, ma che ci sia sempre qualcuno per il quale la legge è meno uguale rispetto a tutti gli altri. Il ministro Cancellieri fa bene ad attivarsi quando c'è in gioco una ragione umanitaria, come lei stesso ha detto, perché Giulia Ligreschi in quel momento, risaliamo alla scorsa estate, sembrava addirittura in pericolo di vita. Ma allora il ministro Cancellieri dovrebbe fare la stessa cosa per tutte le migliaia di detenuti che si trovano e si trovavano in quelle stesse condizioni. E questo in Italia purtroppo non accade, non è accaduto e probabilmente non accadrà mai. Rassegniamoci all'idea che nei prossimi giorni e nei prossimi mesi l'inchiesta Ligresti ci riserverà altre sorprese, perché come dice la compagna di Don Salvatore in una telefonata intercettata, tutti hanno mangiato grazie ai Ligresti, tutti i politici che nel corso degli anni hanno ottenuto da quella famiglia immobili, case, vacanze gratis, quindi ne vedremo delle belle. Ma alla fine probabilmente nessuno si dimetterà. Nemmeno il ministro Cancellieri, che evidentemente non ha violato una legge, non si è resa responsabile di un reato penale, ma certo di un comportamento inappropriato, questo senz'altro. Vale insomma il principio che valeva per i vecchi democristiani ai tempi della Prima Repubblica. È meglio non rassegnare mai le dimissioni, perché alla fine c'è anche il rischio che te le accettino.